Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. So che sono in mega ritardo, ma giuro che non ho avuto un minuto, eppure finalmente sono qua. E niente, oggi volevo parlarvi assolutamente della mia esperienza a Roma e del mio incontro con Lainey Taylor, che in realtà più che mio è stato nostro. Ora, nel video di oggi volevo fare un po' un resoconto e raccontarvi un po' la mia esperienza, più libri più liberi, e dell'incontro con Lainey Taylor, ma anche qualche considerazione generale che secondo me è un po' doverosa fare alla fine di questo evento e io ci tengo particolarmente. In più vedrete un pezzettino della mia intervista alla INI e mi dispiace tanto che la qualità non sarà top, ma ho avuto un problemino dato dall'ansia con la macchina. Ho preso contro lo shutter e vabbè, però si vede tutto, si sente tutto, anzi, Mr. Fiction ha fatto un miracolo con l'audio, ha tolto il rimbombo, cioè, anzi, ringraziamo Mr. Fiction. Allora, innanzitutto parto dal preambolo di tutto, la questione più libri più liberi e tutto ciò che è successo sabato 8 dicembre. Avete visto sicuramente mille foto, mille video delle mie colleghe, eccetera, eccetera. È stata un'esperienza meravigliosa, io non credevo. Sono andata a Roma insieme alla mia partner in crime, ovvero Clarissa, che condivide con me tutte queste follie ogni volta e nonostante fino alla sera prima avesse 38 di febbre eroica, è stata al mio fianco ed è stata anche dietro a tutte le mie ansie per i ritardi, l'arrivo, eccetera, cioè, insomma, la migliore mate di tutte queste occasioni perché davvero è imprescindibile per il risultato. E anzi, sono molto felice che anche per lei sia stata una bellissima esperienza, quindi sono super super contenta. Ovviamente giù vi metto anche i suoi link se volete dare un'occhiata. Tanto la conoscete per le candele che ci rendono tutti più poveri, insomma. E per me è stata anche un'emozione molto grande incontrare un sacco di persone che io non avevo mai visto, non avevo mai incontrato, tra cui ovviamente la persona che per prima io ho conosciuto in tutta la community, nella book community, ovvero Ileana della Svamps. Cioè, voi non potete capire, voi non potete capire io quanto ci tenessi a incontrarla, perché cioè, è stato un... cioè, ecco, è stato proprio come me lo immaginavo, anzi, ora sono molto triste che purtroppo non ci rivedremo presto. Cioè, veramente sono stata contentissima. Ma insieme a lei ho conosciuto Giada, Gabriella, Arianna. Ma, cioè, l'elenco è lunghissimo delle persone che ho conosciuto e sono super, super contenta perché ho avuto anche l'occasione finalmente per fare una chiacchierata con tutti. Per me ha significato molto, ragazzi, davvero, a parte tutto. Ho ribeccato Erika, che ormai di Ridley ed Erika, cioè che le voglio troppo bene, quindi insomma, che dire. Ilenia, perché è sempre un gran piacere e anzi sono felicissima che abbia tenuto lei l'intervista perché secondo me ha posto domande super interessanti, io la stimo tantissimo da questo punto di vista e quindi insomma è sempre un piacere e poi gran cacio e pepe e niente, c'è cuori. Ho conosciuto anche Gaetano che ci ha portato e ci ha scarrozzato in giro per Roma insieme ai suoi amici, insomma è stato proprio una bellissima giornata piena di persone che, cioè in un modo o nell'altro, anche solo per lo scambio di una chiacchiera, tutti quelli che sono venuti a salutarmi, hanno voluto la foto, non so, per me sono cose stranissime, ma mi hanno fatto super piacere, davvero. E a tutti quelli un po' timidi che non si sono avvicinati, ma mi hanno scritto: ragazzi, non vi preoccupate, io sono una sbregaz, veramente. Cioè, non potete essere timidi nei miei confronti, cioè, seriamente. Insomma, è stato proprio umanamente molto bello, molto divertente. È stata un'occasione anche per stare insieme, forse una delle prime occasioni per stare veramente insieme in questo senso. Ecco. Poi, ovviamente, secondo me è stato anche molto bello tutta l'organizzazione che stava dietro a questo evento. Io penso che questo evento fosse qualcosa di unico nel panorama italiano. E ora vi spiego brevemente perché, che è un po' il senso di questo video, poi dopo vi faccio qualche considerazione sulle INI e in fondo. E allora, per me questa occasione è stata un'occasione che Fazi ringrazio tantissimo per l'opportunità che ci ha dato, è accolto al balzo e ha capito un po' anche l'evoluzione del mondo della lettura e della comunità di lettori. Dare uno spazio così importante a un testo fantasy per giovani adulti, secondo me, è stata una scelta coraggiosa. È stata una scelta coraggiosa anche dargli e cercare tutto questo supporto, che ovviamente ha avuto riscontro perché le persone che hanno letto Il Sognatore l'hanno amato. Ragazzi, io vi ricordo che è il mio libro preferito del 2017. E per me è stato bellissimo vedere anche tutta questa accoglienza da parte del pubblico, eccetera. È stata una scelta coraggiosa, ma che è stata ripagata, e quindi io per questo non potrò mai essere
tanto grata a Fazzi che effettivamente ha fatto un lavoro egregio, egregio. E secondo me da un lato è stato anche interessante vedere come effettivamente il supporto della community online sia essenziale e necessario per la riuscita di determinati eventi. Non, cioè, non lo sto dicendo del tipo è andato bene perché c'erano i booktuber, non è questo, però secondo me c'era talmente tanta attesa, talmente tanta voglia anche di partecipare, di esserci, tutti sinceramente contenti di supportare questo libro perché è un libro valido e non ci si può girare attorno. Ed è stato fatto anche in una maniera molto competente, molto interessata, e dare lo spazio anche a persone che riescono davvero a fare queste cose in maniera seria, senza trattare i libri come se fossero solo copertine o storie d'amore, ma anzi proprio cercando di indagare ciò che c'è dietro, per me è un valore importantissimo e impagabile. Piano piano, sempre di più probabilmente online, ci si sta rivolgendo all'online come un posto dove forse si raccolgono comunità di lettori che in altri punti non trovano spazio. E questo secondo me è stato evidente perché la fila che c'era per Lainey Taylor per l'evento, ragazzi, era infinita. C'era una quantità di gente spropositata. Questo secondo me è un risultato che solo quando online tu lavori con competenza, quando online le persone con cui parli non sono persone da prendere in giro perché non siamo mondi al casa per vendere cose, ma semplicemente condividiamo una passione che ovviamente cioè viene percepita, si sente ed è forte. E il fatto che ci fossero così tante persone secondo me è un grande segnale e anzi credo davvero che questo sia stato il primo caso che abbiamo avuto qua in Italia di questo tipo, o in pochissimi altri casi, forse con Riordan, eccetera, eccetera, però per me questo è stato un evento meraviglioso e anzi grazie per averla fatta venire qua e grazie per aver dato anche la possibilità a un sacco di blogger e booktuber di poterla incontrare, conoscere, scambiare quattro chiacchiere. Cioè questo per me è impagabile, è stata veramente una scelta che condivido appieno perché vuol dire che c'è un riconoscimento anche del valore di quello che è un po' quello che si fa online, no? Non sempre l'online corrisponde a che bella copertina, guarda che bella la storia d'amore, cioè online si fanno anche cose in maniera seria e si propaga entusiasmo, si distrugge anche l'entusiasmo nel mio caso, però soprattutto si sostengono quei titoli che ci colpiscono ed è questo il caso. E io sono molto felice di tutte le persone che anche grazie magari alle mie poche parole, grazie magari alle mie foto, eccetera, si sono avvicinati a Lainey Taylor. Può piacere o meno, questo è lecito ovviamente, però sono molto felice quando mi fate sapere che il titolo vi è piaciuto. Perché c'è sempre questa grande paura anche del mondo web, no? Come vi dicevo già in altri video, no? Il web come qualcosa di distante, lontano. È vero che siamo tutte echo chamber, siamo tutti nei nostri universi un po' piccolini, però è evidente che tanti universi molto piccolini qualcosa lo fanno, qualcosa smuovono, qualcosa rappresentano per un sacco di persone ed evidentemente sono persone anche entusiaste di partecipare, che si spostano, che vogliono incontrare, parlare con queste autrici. E perché sottovalutarli solo perché succede online? Questo a me fa sempre un po' arrabbiare, un po' sorridere e un po' non lo comprendo molto, ma sono estremamente felice, davvero. Ma passiamo a Lainey, cioè la persona più dolce di questo mondo, davvero. Lei è stata veramente stra disponibile, è stata una di quelle autrici che incontri e non so, si meritano tutto perché sono super disponibili. Sono sinceramente interessata a quello che stai dicendo e anzi a me faceva continuamente domande e ci scambiavamo pareri, insomma è stato molto bello. A me spaventa molto sempre incontrare gli autori perché c'è sempre un po' il rischio dell'effetto odio, nel senso che alcuni autori effettivamente non sono proprio carini subito e anzi sono tendenzialmente possono essere anche molto scortesi. Non è proprio il caso di Lainey Taylor, è dolcissima, molto premurosa, molto disponibile, si è sempre resa disponibile per foto, per autografi, ha risposto a tutte le domande. E io vi dico, io parlo molto, lei parla molto, immaginatevi quanto può durare l'intervista che le ho fatto. Vabbè, a parte gli scherzi, dopo ve ne faccio vedere un pezzettino così potete darci un'occhiata. Sono anche molto contenta perché
oltre a tutti i super autografi che ha fatto, è stata dolcissima. Vi faccio vedere anche Muse of Nightmares, cioè è stata dolcissima, ha fatto tutte le cose personalizzate, carina. Lainey Taylor era con il marito Jim DiBartolo, che fa l'illustratore, e io avevo qualche volume, qualche stampa a casa e non sapevo fosse lì, perché evidentemente non la stalkerò abbastanza. E allora mi sono fatta autografare l'anteprima della Musa degli Incubi qua. È stato stracarino, sono tutti dolci, anche la figlia spacca. Insomma, è stato proprio un bel incontro, lei è stata stracarina e quindi è stato un vero piacere. Adesso vi faccio vedere un momento un po' gag, cioè cosa è successo mentre la stavo intervistando, e una delle domande, perché così potete capire il livello di deficienza che io posso raggiungere quando parlo con le persone che non conosco. Comunque, a parte questo, insomma, sono super soddisfatta di questo incontro ed è stato un vero onore e piacere poterla intervistare, insomma, e presto vedrete proprio tutta l'intervista completa, cioè presto, nel senso nei prossimi mesi, in attesa della Musa degli Incubi. Quindi niente, adesso vi lascio alle clip, così poi mi fate sapere cosa ne pensate, e ci vediamo tra poco. No, no, this is not the other one. Okay, the serious balance is, you're writing in general. Il bambino Airo aspetta la nonna Maria Grazia in segreteria organizzativa. My question is, what would Sarah do if she visited you in your dreams? Would she be scared? Or would she be so excited for your adventures? Like, I don't know. If I think about your mind, I would be scared. Because there would be such a mess in your head. I don't know, but the mess of medical wonders and horrors. Like, I hardly ever remember my dreams. Okay. When I was finishing, I can't remember, Strange or Muse, I had to get up really early in the morning. Like, I would get up at 4 o'clock in the morning so I could write for a few hours before getting my daughter up for school. And when I was making myself wake up early, it interrupted my sleep pattern. So I was waking up in the middle of my dreams and I would remember them briefly. And I was like, oh good, I do have dreams. Okay. But mostly, no, I never remember them. So you never remember them? No. Yeah. But do you get inspirations from a dream? No, never. Generally, no. But there have been times in the past, I think that the idea of Sarai came from a dream. It's been so long ago. Like at least 25 years that she's been in my mind. Wow. That I'm not sure, but I think so. That's so cool. But I have this image because I'm not a fast writer and I've been wanting to write books since I was a baby, I think. And so I have a lot of ideas that I've never written because it took me a long time to figure out how to actually tell a story. And so I really envision the ideas as like actually people standing in line. In my mind. Okay. And there's a lot of them and mostly they're pretty chill. Okay. But so I think Sarai was in there. She was in the line for a long time. And then like Karu wasn't. She disappeared like that and cut right to the front. Really? Yes. Bene, queste erano un po' di considerazioni random su Più Libri Più Liberi e con l'incontro con Lainey Taylor, ma non solo, un po' tutto quello che è successo. Davvero, per me è stato un evento molto bello, molto significativo. Penso per tutta la comunità che legge fantasy, o comunque fantasy per giovani adulti, ha significato davvero tanto, quindi ancora una volta io ringrazio tantissimo Fazzi che mi ha dato questa opportunità, ci ha dato questa opportunità e ha portato finalmente Lainey Taylor in Italia. Ringrazio anche di nuovo tutti quelli che mi hanno abbracciata, mi hanno salutata, cioè sono venuti lì a chiacchierare, per me è stato veramente bellissimo, davvero vi ringrazio tantissimo, sono molto sincera quando lo dico, non me lo aspetto, cioè mi fa strano. Ok, però a parte questo, insomma, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, un po' diverso dal solito, un po' più breve anche, però insomma era giusto per fare un po' di chiacchierini attorno a questo tema. E niente, io davvero vi ringrazio ancora una volta, spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!